Amici di Barba Bianco Rossa, buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Allora, a distanza di giorni analizziamo un po' la partita che si è vista venerdì sera al San Nicola contro i Rosanera del Palermo. Abbiamo visto un Bari buono, propositivo, soprattutto nella prima frazione di gioco, quando poi si è arrivati in inferiorità numerica per il fallo di Maita e poi per la munizione, la doppia munizione che ha comportato l'espulsione del capitano Di Cesare. Ovviamente è stata tutt'altra partita, però alcune risposte chiare e comunque trasparenti sono arrivate per quanto riguarda comunque l'atteggiamento della squadra, soprattutto della prima mezz'ora, con quelle occasioni mancate tra l'altro a porta quasi spalancata da Maita. Mi riferisco in particolare a quell'occasione lì che ci poteva portare in vantaggio, così come sono dell'idea che comunque, qualora la squadra biancorossa fosse rimasta con tutti gli effettivi, ovvero con 11 giocatori, si sarebbe, perché no, arrivati anche ad un successo, visto qual era stato appunto l'andazzo del primo tempo. Ho visto bene alcuni giocatori. Dorval, ovviamente su tutti, numero uno sulla fascia destra, ha corso parecchio, non so quanti chilometri abbia fatto. Ho in mente in particolar modo un'azione dove si è praticamente fatto tutto il campo da destra verso sinistra, ma si sono comportati abbastanza bene anche Sibilli e direi anche Benali soprattutto, e anche un po' Nasti. Comunque si vede che il ragazzo ha fame e voglioso di far vedere le proprie capacità. Altri, ovviamente, siamo sempre lì per quanto riguarda la fascia sinistra occupata da Ricci. Ricci, come dico sempre, è un giocatore che può sicuramente fare di più, ma al Bari serve altro sulla fascia sinistra. Serve un giocatore che abbia un buon controllo del pallone, soprattutto che scenda sulla fascia, che crossi, insomma un altro Dorval, però questa volta sulla fascia sinistra. Non sarebbe male se Pulito riuscisse a prendere dal mercato un altro terzino, non lo so, si parla di Pajac in uscita comunque dal Genoa. Comunque vediamo, da qui al 31 agosto possono succedere tante cose, e sono sicuro che avverranno, perché ovviamente il discorso di oggi verte sulle mancanze che ovviamente ci saranno tra Jeremy Menez e Diav. Menez si è rotto il legamento in quella sciagurata rincorsa verso il difensore del Palermo. Non capisco perché ancora oggi sia andato a rincorrere il giocatore, sicuramente uno che ci ha messo impegno, tutto quello che volete, però avrei evitato, con pochi giorni di allenamento e appena arrivato alla corte biancorossa, subire alla fine quello che ha subito. Quindi un'assenza che lo vedrà lontano dai campi per quanto riguarda un crociato, lo sappiamo bene, sono 6-7 mesi. Per quanto riguarda invece Diav, si parla di 3 settimane, comunque dovrebbe tornare dopo la sosta. Quindi questo inevitabilmente porterà il direttore sportivo alla ricerca di altri attaccanti, anche perché se consideriamo lo stesso Schindler in uscita secondo voci di corridoio, naturalmente ne serve qualcun altro che entri. Quindi si parla anche ancora di Coda, si parla di Gliozzi, si parla del Pisa, si parla di Aramu. Insomma, sono tanti giocatori che ancora vengono sondati dal mercato di biancorosso di Polito,
vediamo che cosa riuscirà a portarci in dote in questa, soprattutto in questa settimana, perché poi alla fine andare a concludere tra il 29, 30, 31, sì, sono possibili i trasferimenti dei giocatori, però voglio dire, questa deve essere inevitabilmente la settimana che porterà comunque alle scelte che verranno fatte da parte di Polito. Quindi sicuramente mi aspetto 2/3 acquisti, assolutamente. Magari, perché no, anche un centrale in difesa per dare fiato ai vari Di Cesare e Vicari. Quindi vediamo appunto come ci siano in vari settori di campo la necessità di andare a coprire determinati tasselli. Dalla partita, prossima partita contro la Cremonese a Cremona, ci vedrà debilitati sotto l'aspetto degli uomini, quindi non ci sarà Maita, non ci sarà Menez, non ci sarà Diav, non ci sarà Di Cesare, quindi sarà una partita abbastanza proibitiva. Poi mi sembra strano come mai la Cremonese giochi le prime due partite in casa, non lo so, perché queste sono stranezze del calendario probabilmente. Quindi sicuramente la squadra è ancora un working promise, stavo dicendo, working progress fino al 1° di settembre, e speriamo comunque che arrivino i giocatori necessari non solo come rincalzi per quelli che hanno delle defezioni in questo momento, ma che siano dei veri e propri rinforzi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto per questa breve analisi di Bari Palermo, che comunque ribadisco ha visto un buon Bari soprattutto nel primo tempo. Ci sono state delle novità anche a livello tattico, c'è stato quel doppio play regista tra Maiello e Benali, che comunque in alcune partite può fare sicuramente la propria parte, e naturalmente poi si è spostato anche come mezzala sinistra il giocatore Benali, appunto. Servirebbe qualcun altro anche a centrocampo. Ovviamente, come ho detto prima, in ogni reparto ne serve un altro almeno, tranne il portiere, che comunque dopo la famosa goccia che ci ha fatto un attimino sobbalzare di Brenno nei primi 2 minuti con quella semi-saponetta, ricordando Pagliuca nella finale col Brasile di USA 94, direi che comunque il portiere brasiliano ex Grêmio alla fine dei conti si sia comportato molto bene. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, sempre alle la Bari Alè, e vi esorto come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivate la campanella delle notifiche e commentate. Buon dibattito a tutti quanti. Ciao da Barba Biancorossa.